Se non riparte la Campania, non riparte il Mezzogiorno. Il messaggio che arriva dall'Assemblea dell'Unione degli Industriali, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente della Camera Roberto Fico, il Governatore Vincenzo De Luca, il Sindaco Gaetano Manfredi e ovviamente il Presidente Nazionale di Confindustria. I lavori si sono tenuti nell'Aula Magna dell'Università Federico II nel polo di San Giovanni a Teduccio. Io l'ho sempre dichiarato, le due grandi partite dell'Italia per il futuro dell'Italia si giocano a Roma nel Mezzogiorno. O noi abbiamo la capacità di capirlo e quindi fare gli interventi necessari. Ricordo che la destinazione del 40% delle risorse destinate al Sud nasce da una richiesta di Confindustria, che è la prima che ha chiesto che venissero identificate le risorse per il Mezzogiorno. È un piano straordinario che doveva servire come boost per la ripresa dopo la pandemia, ma soprattutto è un piano che deve incidere sulle disuguaglianze del Paese. Se non riparte Napoli, sono convinto che non può ripartire il Mezzogiorno, e se non riparte il Mezzogiorno non riparte il Paese nel suo complesso. Ciò che si deve capire è che il Sud è la risorsa più importante del Paese, è il luogo dove ci possono fare i migliori investimenti per far sì che tutto il Paese possa crescere in modo uniforme. Ciò che noi dobbiamo combattere in tutti i modi sono le disuguaglianze. Noi dobbiamo lavorare sulla coesione sociale, sui grandi investimenti nelle energie rinnovabili anche nel Sud del Paese, che può far sì che poi possiamo avere un aiuto maggiore anche al distacco di una non sufficienza energetica con altri paesi.